Nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao, il freddo persiste. Allora, siamo in via della Fagiuola, Uguccione. Chi era? Te l'ho chiesto prima io. Non lo sai? No. Era un altro condottiero. Tutti condottieri sono. Medievali, sì. Senti, siamo qui perché ci è stato segnalato che sai che noi stiamo girando gli stabili abbandonati, le fabbriche mai finite. Qui non siamo in una fabbrica mai finita, ma siamo in uno degli stabili ormai abbandonati da tempo. Di proprietà del Comune di Arezzo. E vediamo che all'interno, insomma, ci sono dei segnali effettivamente, come ci era stato segnalato, di persone che entrano e escono. Ora non sappiamo a giudicare da qui, perché poi l'aria transennata, anche se da qui, come puoi facilmente vedere, con un salto si sale e si scende. Quindi non riusciamo a capire da qui se qualcuno è riuscito magari dalla parte posteriore, quella che dà poi di lato al parcheggio del nuovo parcheggio dell'ospedale, ad entrare all'interno, però indubbiamente la quantità di rifiuti, di lattine e di degrado che vediamo qui fuori ci fa pensare che quantomeno nell'area, diciamo, adiacente allo stabile qualcuno ci passa. Sicuramente sì. Pensa, questo era il vecchio ingresso del mattatoio di Arezzo. Io ci venivo in bicicletta perché i miei avevano una macelleria, quindi io mi mandavano in bicicletta anche con questi tempi, con questo freddo, a macelleria di Arezzo. E poi non so, sinceramente poi non mi ricordo se è stato utilizzato successivamente, una volta chiusi i mattatoi, da qualche ente, sinceramente non ho ricordanza. Qua vicino c'era anche l'istituto di vulcanologia, no? Ah sì, quello sì. A Villa Severi. Sì. Però sinceramente, oddio, dalle piante che ci sono addosso alla struttura sembra che non sia stato molto utilizzato, perché queste sono anni che sono cresciute e nessuno ha mai fatto niente. Sì, quindi è lungo tempo. Ma che... Anche da qui si passa, è aperto qui, eh? È aperto, sì, qui ci entrano, no? Qui ci entrano, vedi? Vedi bottiglie, sì. Qui hanno trovato il modo di entrare. Qui è aperto, addirittura il cancello è aperto. E questi non hanno trovato il modo di entrare. Quindi entrano, no? È anche pericoloso, perché guarda, qui sta cadendo. Sta cadendo, sì. Davanti a testa qualcuno. D'altronde questo freddo. Lo so, cercano riparo, questo è evidente, è logico. Però c'è anche le bottiglie di birra, quindi tanto. Non c'è scritto cosa c'era, c'è la telecamera, però sì. Tanto vecchio non è. Sinceramente non lo so. Può darsi che sia stato utilizzato in tempo medio recente dall'amministrazione comunale. Oggi completamente abbandonato, poi da lì si entra, c'è il cancello aperto, bottiglie di birra, rifiuti, quindi io un controllino alla polizia municipale lo chiederei di fare. Penserei proprio di sì, per vedere, anche per vedere da dietro, dentro. Sai, forse dal parcheggio si vede anche la parte dietro. Sicuramente sì. Comunque la polizia municipale potrebbe venire a fare un controllo, no? E se non altro per vedere cosa c'è dentro. Sì, perché è uno stabile del comune. Bravo, esatto, come viene se e come viene utilizzato dentro. Ci potrebbero essere tanti problemi, quindi verificare penso che non faccia male. Tra l'altro poi magari ci ritorneremo anche nei prossimi giorni, anche nella sede Enel, quella centrale via Petrarca, pare di nuovo che una signora che abita lì attorno ha visto gente uscire, panni stesi, e quindi c'è stato un principio di incendio qualche giorno fa, quindi la zona pare che lo stabile è tornato ad essere occupato abusivamente, come l'altra centrale Enel che eravamo stati in via Santa Margherita. Cioè questi stabili abbandonati, che siano privati o pubblici, sono comunque oggetto di utilizzo, oggetto poi di quell'insicurezza improprio, anche, sì, quindi sì. Non si può parlare di sicurezza se poi non si viene a bisogna venire a controllare questi posti e vedere chi c'è, come la polizia municipale brillantemente ha fatto, no? Bene, allora facciamo un appello al comandante dei vigili urbani affinché faccia una verifica in via Goccio della Fagiola e verifichi all'interno di questi stabili se effettivamente c'è, se sono occupazioni abusive oppure no, e magari metta in sicurezza in modo tale che la gente non possa entrare. A domani.